Che ha da fare la paglia con il frumento? Libro di Geremia, capitolo 23, verso 28. L'aia di Dio. Il Signore paragona i malvagi alla pula che viene portata via dal vento. La loro fine, infatti, non è diversa da quella propria della pula. Tuttavia, quando si lavorava il grano, dopo la prima separazione tra paglia, grano e pula, ne seguiva un'altra, che si chiama appunto cernita. Il grano, infatti, dopo i primi passaggi, appariva pulito. Ma molti chicchi, in realtà, erano rimasti ricoperti di pula. Si utilizzava quindi un apposito attrezzo per far salire in superficie i chicchi ricoperti di pula. Questi venivano presi, strofinati tra le mani, fino ad essere completamente ripuliti. Questo chiaro esempio di vita quotidiana si può applicare all'uomo sicuramente. Infatti, a volte si è convinti di essere puliti, di camminare lungo una strada sicura solo perché magari è già stata percorsa da altri. Si ha a volte la certezza di conoscere Gesù, ma non ci si accorge di essere ricoperti di una vana religiosità. Bene, sulla base di questo chiaro esempio, vogliamo cogliere un invito importante, quello di umiliarci davanti al Signore ed esaminare in profondità la nostra vita. E questo in modo da poter dare a Lui lo spazio di intervenire, di trasformarla. Così quando lo incontreremo potremo gridare con gioia: grazie Signore che ci hai fatti degni di entrare e di far parte del tuo granaio.